Cari amici, buongiorno a tutti voi. Da pochi giorni è iniziata la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e per scegliere colui che guiderà la nostra regione per i prossimi 5 anni. Parlando con tanti di voi, io ho notato molta stanchezza, ma soprattutto molta voglia di riscatto. Sono convinto che lo scenario che ci si presenta davanti è chiaro a tutti voi. Da un lato abbiamo il centrosinistra unito e compatto. Dopo anni di insulti tra Pittella e Speranza, questi signori hanno raggiunto un accordo che evidentemente è stato suggellato non perché si voglia far bene alla Basilicata, ma soltanto perché questi signori hanno tantissima paura di perdere il loro potere. Quello che hanno fatto in questi anni, amministrare la cosa pubblica come un fatto personale, accontentando amici e clientele. Dall'altro lato abbiamo il Movimento 5 Stelle, che ha dimostrato di essere il peggio del passato. Hanno iniziato dicendo che avrebbero ascoltato i cittadini e finendo promettendo 60.000 posti di lavoro. Il peggio del passato. Poi ci siamo noi. Siamo quelli che in questi anni hanno fatto opposizione al sistema Pittella. Hanno fatto opposizione all'intero centrosinistra. Siamo quelli che hanno tenuto alta la bandiera della legalità. Siamo quelli che hanno tenuto alto una speranza per tanti giovani lucani. Siamo quelli che siamo schierati con Vito Bardi presidente. Siamo quelli del buon governo. Siamo quelli di Fratelli d'Italia.